Il clima è un bene comune, oggi gravemente minacciato. A pochi mesi dalla Laudato Si, Francesco è tornato sulla salvaguardia del creato, che già nell'enciclica ha visto messo in pericolo da cambiamenti climatici, riscaldamento globale, aumento degli eventi meteorologici estremi. Ricevendo in sala Clementina i partecipanti all'incontro promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile su Giustizia Ambientale e Cambiamenti Climatici, il Papa ha denunciato le gravi implicazioni sociali, soprattutto per i poveri, di tali sconvolgimenti. La questione del clima è una questione di giustizia e anche di solidarietà, che dalla giustizia non va mai separata. È in gioco la dignità di ognuno come popoli, come comunità, come donne, uomini. Ancora un richiamo, dunque, ad una vera ecologia integrale, responsabilità di tutti. Ognuno è chiamato a rispondere personalmente nella misura che gli compete in base al ruolo che occupa nella famiglia, nel mondo del lavoro, dell'economia e della ricerca, nella società civile e nelle istituzioni. Non sfoderando improbabili ricette, nessuno le ha. Piuttosto offrendo quanto ha capito al dialogo e accettando che il proprio apporto sia messo in discussione. A tutti è richiesto un contributo in vista di un risultato che non può essere che frutto di un lavoro comune. Il grande nemico qui è l'ipocrisia. L'invito del Papa è stato a compiere ogni sforzo perché ai tavoli in cui si cerca il modo per risolvere, ha ribadito, l'unica e complessa crisi socio-ambientale, possano far udire la propria voce i più poveri, tra i paesi e tra gli esseri umani, perché questo, ha aggiunto, è un dovere di giustizia ambientale. Di fronte all'emergenza dei cambiamenti climatici e con lo sguardo rivolto ai cruciali appuntamenti che nei prossimi mesi li affronteranno, l'approvazione degli obiettivi di sviluppo sostenibili da parte delle Nazioni Unite alla fine di questo mese, soprattutto la COP21 di Parigi a inizio dicembre, mi sento di proporre che questo dialogo diventi un'autentica alleanza per arrivare ad accordi ambientali globali realmente significativo.